Però mi pare che sia volata a prendere un argento meritatissimo. Grazie mille, sono molto felice perché ho fatto veramente una gran bella serie e ho avuto tanto tanto carattere, proprio me la sono andata a prendere all'ultimo salto questa medaglia, cattivissima, infatti il salto è veramente orribile, cioè proprio se devo esprimere un commento tecnico da saltatrice è uno dei salti più brutti che abbia mai fatto, ma si vede che proprio c'era quella cattiveria, quella voglia di dire Roma ti voglio regalare una medaglia anch'io. Ecco, quanto ti ha spinto il pubblico? Tantissimo. Calorosissimi, c'erano i miei amici che mi hanno fatto anche una sorpresa, c'erano tante persone pronte a tifarmi, bambini con striscioni, è stato veramente bellissimo. Parigi, no? Parigi è tra quanti 50 giorni più o meno, vedremo. Senti, due abbracci. Messo al collo la mamma. È stato bellissimo il vostro abbraccio, lo sapevi che ti avrebbe premiato? No, me l'hanno detto all'ultimo e lì mi stavo per emozionare, però non volevo fare sceneggiate o altro. Quindi l'ho emozionata lei. Quindi l'ho guardata negli occhi e ho detto non piangere, perché se piangi te piango anch'io e non facciamo queste cose. Quindi hai fatto pace con quella bambina che non voleva fare atletica per essere la figlia dei genitori atleti? Ormai anzi, sono molto orgogliosa della mia mamma, sono orgogliosa di ciò che anche mi trasmette da ex atleta e sono orgogliosa anche della Larissa che piano piano si sta facendo strada. Pensare che quando ero un po' più piccola qualche anno fa non volevo saperne niente di tutto questo e oggi sono... Adesso è il tuo mondo. Adesso è il mio mondo, è la mia vita, credo di fare il lavoro più bello del mondo, quindi sono molto fortunata e niente, speriamo che sia l'inizio di questa stagione, insomma. Ci sono la vista a Parigi dove crede per arrivare. Ah, questo non lo posso sapere, avete visto oggi c'è stata una gara europea di altissimo livello, che se si pensa che con 88 si arrivava a quarti, quinti, insomma, è stata una bellissima gara. E quindi non si può mai sapere. L'importante è arrivarci con gli artigli ben affilati, con tanta voglia di saltare e di dare il meglio. Alla fine quello che si può fare è dare il meglio e cercare di saltare più lungo possibile, avere anche un briciolo di fortuna che non guasta mai, però poi puoi controllare quello che fai tu, quello che fanno gli altri non lo puoi controllare. Ecco, avessi potuto controllare Malaika, ho cercato di... Ci sono stati due abbracci molto belli, quello con Mattia che ti ha cercato subito quando eri sulle scale e quello col presidente Mattarella, insomma, se ci racconti questi due momenti. Allora, il presidente Mattarella, perdonami Mattia, inizio dal presidente, è stato molto molto gentile, mi ha fatto i complimenti, mi ha detto che ha avuto tanto carattere, che è stato molto bello da vedere, molto emozionante. E Mattia, vabbè, come se fosse quasi il mio fratellino più piccolo, era lì a vedermi, mi ha fatto i complimenti, era contentissimo. Tra l'altro tutti e due argento, che erano la stessa misura, perché ecco, è un po' difficile arrivare a 8,30 m, però sì, sono veramente molto felice. È bello vedere una specialità per intero che insomma, è riuscita a prendere due medaglie importanti. Ci racconti gli ultimi due salti? La partenza, poi lo stato d'animo dopo il 6,90 e la partenza e la preparazione e poi lo stato d'animo dopo il 6,94, ma anche prima che sapessi il risultato, perché ti sei alzata dalla pedana e eri un pochino dubbiosa, sembravi, dalla TV. Ero dubbiosa perché avevo un po' un sogno nel cassetto per questi europei, che era regalarmi i miei primi 7 metri a casa, che sarebbe stato l'apoteosi del... E così non è stato, quindi era per quello, sapevo che erano salti lunghi, infatti un po' mi fa strano pensare che adesso mi alzo da un 6,80 e faccio un po' una smorfia per dire dai sì, potevo andare meglio, quando magari fino a qualche anno fa, ma anche già la stagione indoor, insomma era qualcosa a cui ambivo, ma lo stato d'animo ero molto molto grintosa oggi, ma al contempo molto tranquilla. Ho cercato di mantenere la calma, ho avuto un po' di problemini all'inizio, avevo un po' di crampi, credo dovuti a disidratazione, perché poi è bastato insomma entrare in gara e bere un bel po' che insomma si sono calmati.
E quindi diciamo un po' lo stato d'animo inizialmente era un po' agitata, però mi sono detta cerca di stare tranquilla, cerchiamo di adattarci alla situazione e cerchiamo di dare il meglio, di ricostruire piano piano tutta la gara, e così è stato. È un po' l'agitazione che ti separa da quei 6 centimetri per arrivare ai 7 in generale? Ma io non sono agitata, non sono mai agitata in realtà, io sono sempre molto tranquilla. È chiaro che è un salto, è composto da tanti piccoli pezzettini e quindi deve per arrivare insomma ai 7 metri devi, non ti dico fare un salto perfetto, però quantomeno la maggior parte devono essere sul pezzo, ecco, devono essere messi al posto giusto. E poi 6 centimetri sono tanti ma non sono niente in realtà, quindi non, è un po' relativo questo discorso, però no, io agitata no, sono, ero veramente molto contenta di essere in pedana oggi. Abbiamo parlato della mamma, parliamo un attimo anche del papà, perché ci sono tutti e due oggi, insomma, quindi avete costruito questa gara insieme, come sempre, no? Fate il controllo, vi guardate a vicenda, vi scambiate subito. Com'è stata la giornata con papà? Ma buona, nel senso, lui mi vede tutti i giorni in campo, quindi sa che cosa posso fare, che cosa posso valere, ed è un po' come se saltasse anche lui, lo vedo che c'è anche lui, ecco. Però è stato un bel gioco di squadra, perché comunque abbiamo dovuto, le condizioni non erano proprio facilissime oggi, è un po' questo venticello fastidioso che un po' insomma ha dato un po' fastidio, però come sempre appunto abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra e tutto frutto insomma del lavoro che facciamo tutti i giorni io e lui in campo. Ultima, hai visto l'ultimo ragazzi, con una squadra che ha fatto tutti questi risultati, ti ha creato più pressione o ti ha dato più stimoli? Avevo tanta voglia di gareggiare, sono arrivata qua a Roma che vedevo gli altri gareggiare, ottenere questi bei risultati, dicevo ma quando è che tocca a me, non ce la faccio più, anche oggi scalpitavo, non vedevo l'ora di arrivare qui in pedana, mi sono fatta i capelli tipo 2 ore prima di venire, cioè proprio non vedevo l'ora. E credo che sia, vedere una squadra così forte sia solo che di stimolo, almeno per me è così, gioisco con i miei compagni, li tifo, però allo stesso tempo è come se tutti insieme ci dessimo la spinta, ognuno nelle proprie specialità ma con insomma, nel mio caso il soffiare degli altri. Ma sì, sono anche più sicura di me, ecco, diciamo, generalmente parlando sono un po' più adulta, riesco a vedere le cose con più razionalità, più lucidità, quando magari ero un po' più piccola ero un po' più impulsiva e non lo so, lo sport credo sia una bella palestra per la vita in tutto e per tutto, quindi ti aiuta anche a venire fuori da magari delle situazioni un po' più difficili. Io ricordo che l'atletica mi ha aiutato in un momento molto difficile l'anno scorso, è stato prima di Istanbul, a venirne fuori, proprio perché è come se avessi attuato lo schema che metto nello sport nella vita. Quindi sì, è una parte speciale della mia vita che sicuramente mi porto sempre dentro.